Vittorio Contarina, vicepresidente di Federfarma Nazionale. Dottor Contarina, siamo qui a Cosmofarma 2018. Un anno fa il vostro gruppo Farmacia Futura si presentava, vinse le elezioni. Ecco, a un anno di distanza, che bilancio possiamo trarre della vostra attività? Beh, senza dubbio è un bilancio assolutamente positivo, lo ritengo assolutamente positivo. Basti pensare a... mi vengono in mente le cose principali. La prima cosa che abbiamo fatto e che avevamo promesso di fare innanzitutto è stata l'assicurazione per le farmacie rurali sussidiate senza collaboratori laureati che per malattia o per infortunio dopo il quinto giorno sono rimborsati di 150 euro ogni giorno appunto per permettere a loro appunto di assumere un sostituto e continuare appunto a svolgere il servizio e non chiudere la farmacia, quindi un servizio anche per la cittadinanza, oltre che ovviamente per il farmacista che è da solo e che non può permettersi molto spesso nemmeno di ammalarsi e spesso rimanda delle operazioni e insomma anche costretto a lavorare mentre sta male. Insomma, era un lavoro veramente improbo per oltre a tutto quello che devono subire i farmacisti rurali. Insomma, abbiamo posto un po' di giustizia per questo. Poi ovviamente una grande vittoria quella del tetto di spesa delle farmacie, di fatturato delle farmacie rurali sempre. C'è una grande attenzione alle farmacie rurali grazie anche al lavoro della Presidente del Sunifar Silvia Pagliacci, dove non eravamo riusciti qualche anno fa, dove la precedente dirigenza non era riuscita qualche anno fa, siamo riusciti noi appunto ad aumentare il tetto di spesa al di sotto del quale ci sono dei minori sconti del servizio dell'SSN appunto, quindi questo ha portato ovviamente un maggiore incasso per le farmacie rurali appunto al di sotto di questo tetto di spesa. E questo è molto, molto importante per la sussistenza sempre delle farmacie rurali. Altra cosa molto importante ovviamente è la revisione del tariffario nazionale della galenica. Anche questo fermo da 25 anni, siamo riusciti anche in questo, in un'operazione veramente molto importante che la nostra categoria attendeva da tantissimo tempo e diciamo sono come posso dire, la garanzia del successo di questa operazione deriva è proporzionale alle critiche che abbiamo ricevuto, quindi vuol dire che va bene. Se abbiamo ricevuto delle critiche da parte di qualcuno, evidentemente vuol dire che abbiamo colto nel segno e abbiamo fatto ciò che era giusto fare, perché laddove tutte quante le altre i beni di consumo e servizi aumentano magari ogni anno, ogni due anni e quindi magari nessuno se ne accorge perché aumenta di poco, noi eravamo fermi a 25 anni fa. Io come dico sempre, è come se i benzinai vendessero la benzina al costo di 25 anni fa o i giornali, visto che mi occupo di comunicazione, insomma i giornali fossero venduti all'equivalente delle 800-900 lire di 25 anni fa. Insomma, è una cosa ovviamente che non era più sostenibile. Noi abbiamo posto veramente un punto fermo alla galenica che ha ripreso slancio grazie a questa nuova tariffa. Inoltre, ovviamente, visto che sono il delegato alla comunicazione di Federfarma, sono molto orgoglioso delle nuove iniziative editoriali. Una di queste è Federfarma Channel, appunto, la nuova TV di Federfarma, che in un'epoca di multimedialità è molto importante e permette appunto anche diciamo, un tipo diverso di fruibilità della notizia. E ovviamente Pharma Magazine, la rivista che sta avendo un grandissimo successo in tutta Italia per quanto riguarda appunto i clienti, i pazienti delle farmacie, che appunto a Roma e nel Lazio noi eravamo abituati perché erano già due anni che lo distribuivamo, sappiamo qual era la potenzialità e quanto fosse amato dalla nostra clientela, dai nostri pazienti, ma nelle altre regioni questo è una novità e mi stanno arrivando tantissime feedback assolutamente positivi riguardo a Pharma Magazine. Inoltre sono molto orgoglioso di poter dire che nell'ultimo numero è stato fatto un articolo su un servizio che fa la Fondazione Ghirotti di supporto e sostegno per le persone affette da tumore e loro familiari. C'è un numero verde che viene pubblicizzato nelle pagine di Pharma & Friends come servizio appunto gratuito alla cittadinanza. Ebbene,
Posso dire che la Fondazione Ghirotti mi ha ringraziato tantissimo, perché mai come con una pagina su Pharma Magazine hanno avuto così tante telefonate da tutta Italia. Loro hanno fatto spesso pubblicità su riviste e giornali blasonati, Corriere della Sera, Messaggero, eccetera. Non hanno mai avuto così tante telefonate in tutta Italia come appunto questa volta, che hanno avuto questa pagina su Pharma Magazine. Questa ovviamente è una grandissima soddisfazione e la dice lunga sulle potenzialità enormi di Pharma Magazine. Torniamo un attimo agli aspetti programmatici di un anno fa, quando venne annunciato questo progetto Rete delle Reti. Ecco, un anno di distanza, a che punto siamo? Allora, è un progetto che ha bisogno di molta, molta cautela. Perché ci sono tanti soggetti che devono partecipare a questo progetto. Ad esempio faccio un esempio: le cooperative, Credit Pharma, insomma. È un progetto in cui noi crediamo molto, ma non possiamo permetterci di sbagliare. Stiamo andando lentamente, ma è un cammino continuo, step by step. Stiamo sorpassando ogni piccolo ostacolo che si presenta per poter offrire un prodotto alle farmacie che vogliono rimanere indipendenti, che possano competere quindi con le società di capitali. Questo è molto importante. Si dice chi va piano va sempre lontano. Noi non vogliamo andare troppo piano, ma vogliamo non sbagliare, vogliamo procedere con cautela. La prossima assemblea, che dovrebbe essere intorno a fine maggio, verrà presentato dal professor Castaldo della Focus Management il progetto Rete delle Reti a tutta l'assemblea, quindi a tutti i delegati nazionali. Dopo si partirà appunto con la fase operativa e incominciamo ovviamente con i servizi, con dei progetti con di stampo, diciamo, di servizi che possiamo però sviluppare in tutta Italia, standardizzati, e in maniera standardizzata poter avere dei processi riconosciuti anche dallo Stato, e in questo modo, se sono riconosciuti dallo Stato, poter poi avanzare anche richieste di tipo economico. Queste sono le prime basi da cui partiremo. Dottor Contarina, per concludere, lei è stato da poco riconfermato presidente di Federpharma Roma. Federpharma Roma da qualche anno si caratterizza anche per le sue iniziative di solidarietà sul territorio. Pharma and Friends è il progetto, diciamo, più importante che avete. A breve avverrà l'edizione del 2018, un invito ai farmacisti a partecipare, e soprattutto qual è il programma? Allora, Pharma and Friends è una, come dicono gli americani, è una charity dinner, è un evento di beneficenza, una serata di beneficenza che si svolge a Roma ogni anno e che nel giro di 2 anni ha raccolto ben 230.000 euro per beneficenza. Noi con questi fondi non li destiniamo, non facciamo bonifici, ma compriamo oggetti. Il primo anno abbiamo potuto comprare una culla termica per il trasporto neonatale in eliambulanza per il Policlinico Umberto I. Il secondo anno abbiamo comprato un ecografo e una colonna laparoscopica per il reparto di chirurgia pediatrica del San Camillo di Roma. Quest'anno abbiamo appuntamento proprio lunedì dal presidente Zingaretti e dal suo staff, che ci indicherà quali sono le urgenze più importanti per poter, degli ospedali sempre pediatrici, noi siamo focalizzati su quello, per poter appunto destinare a chi ne ha bisogno, quindi magari anche agli ospedali pediatrici di Roma, appunto, per poter destinare un macchinario utile. Ricordo soltanto che nel primo anno con la culla termica, soltanto nel primo anno abbiamo salvato la vita a 5 neonati, e soltanto appunto il pensiero di aver dato la possibilità a 10 genitori di poter veder crescere il proprio figlio, per me è un pensiero che mi accompagna e che mi rende felice ogni giorno. Quest'anno appunto saremo presenti il 29 maggio con Pharma and Friends. L'ospite della serata sarà il simpaticissimo Maurizio Battista, che a grande richiesta è stato richiamato, perché il primo anno è stato veramente, veramente esilarante. Io invito tutti quanti i farmacisti italiani a chiamare in Federpharma Roma allo 06 44 63 140, parlare con Monique e prenotare una bellissima serata in cui si coniuga
la beneficenza con il sorriso, perché la beneficenza si deve fare sempre col sorriso, quindi una bellissima serata, anche partecipazione di categoria. Noi siamo insieme, facciamo una serata insieme dove ci sentiamo veramente categoria e siamo consapevoli di fare del bene. Questa è una cosa che si vede, si sente durante la serata, dove c'è una gioia che pervade veramente tutto quanto l'ambiente. È una bellissima serata, io vi invito tutti quanti e spero di incontrarvi a Pharma & Friends. Grazie dottor Contarina. Grazie a voi.